Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati veramente su Brawl Stars. Sono tornato perché ragazzi sono stato via letteralmente 2 giorni. Ieri non è uscito il video, ma in realtà già il video del giorno prima, ragazzi, io l'avevo pre-registrato, il video tra l'altro sull'iPhone, che mi ha salvato, ragazzi, perché ho avuto 2 giorni di delirio. Non sono neanche andato in streaming e mi è partita la scheda di acquisizione, che è quello strumento che uso per prendere il tablet, la fotocamera, tutto quello che vedete, e comporlo, ok, in streaming e nei video. E quindi nulla, ragazzi, non sono riuscito a fare niente. Ho passato letteralmente 2 giorni a fissare cose. Oggi, ragazzi, parliamo di quella che probabilmente è stata la più grande manutenzione di sempre su questo gioco. Puntualmente io sparisco un paio di giorni e cosa succede? Arriva la manutenzione più grande di sempre. Infatti è uscita una manutenzione, ragazzi, che è stata accompagnata da un video sul canale ufficiale di Brawl Stars, che è questo qua, che è praticamente letteralmente, cioè, non dico un Brawl Talk, ma è un piccolo Brawl Talk, perché hanno fatto un vero e proprio aggiornamento, ragazzi. In questo video andiamo a recapitolare tutto quello che è stato detto in quel video lì, così ci recuperiamo, perché ho visto tanta gente che ancora non sa niente, giustamente non ci ho portato il video, ma andiamo anche a vedere della roba in più che è uscita, ragazzi, tramite Twitter, tramite cose. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito, ovviamente, come con il like. Vediamo di spaccarlo. 3k like oggi più che mai. Iscrizione al canale con campanellina, se no non rimanete aggiornati, ragazzi. Già vedete che non è facile portare le notizie super rapidamente. Basta fermarsi un giorno che succede il delirio. Se non siete iscritti, ragazzi, vi vedete i video dopo una settimana. Ciaone. Soprattutto questo tipo di video vi serve saperlo prima possibile, ok? Perché vi darò delle informazioni molto interessanti. Ci saranno poi anche degli approfondimenti. Adesso vi spiego tutto. Ah, e il codice Fair into the shop, già che ci siamo, mi raccomando. Comunque, nel video che cosa viene detto fondamentalmente? La prima grande cosa che viene detta è che gli hypercharge ora saranno disponibili negli star drop. Io avevo già fatto un video tempo fa dove cercavo di calcolare il drop rate degli hypercharge, ma il video non era andato molto bene perché non avevo trovato neanche un hypercharge. Avevo utilizzato la versione sviluppatore convinto che esistesse già la possibilità di trovare hypercharge sulla app sviluppatore, ma ora mi viene il dubbio che effettivamente non fosse così. Quindi andrò a rifare probabilmente quel video, perché ho ricevuto delle screen, ragazzi, su Instagram di tanti di voi che hanno già trovato i primi hypercharge, quindi effettivamente sono fattibili da trovare. Ma non solo, guardate questa screen, ragazzi, sta roba qua non c'era nel video che ha realizzato Brawl Stars, ragazzi. Cioè, non so se notate niente di strano, questa qua è una screen che mi ha mandato un ragazzo su Instagram che ha trovato un bull, tra l'altro un salutone a questo ragazzo, e se guardate sulla parte bassa ci sta scritto porta bull al livello 11 per usare l'overdrive. Perché, ragazzi, questo player aveva bull ancora non maxato. Cioè, quindi, ricapitolando, si possono trovare gli hypercharge anche se il brawler non è maxato. Bomba. Bomba allucinante, ragazzi. Tra l'altro, l'hypercharge non dico che è al livello di una skin da 150 gemme, ma è comunque un ottimo drop, perché vi ricordo che corrisponde a 5k di oro, ragazzi. È veramente tanta roba. Rifaremo il test, vi volevo solamente informare di questa cosa. Uno, sono disponibili, e due, anche se non avete i brawler maxati, ragazzi, li potete trovare. Bene, cominciamo col dire che tutte queste novità sono cominciate, per voi che state arrivando a questo video, l'altro ieri, ok? Il 3 di ottobre, e dureranno 2 settimane, ok? Ricordatevi questa cosa, 2 settimane, la data X è il 17 di ottobre. Infatti, il 17 di ottobre, ragazzi, tutto quello che vi sto per raccontare terminerà. Questo evento degli Star Drop terminerà, ok? Bene. In che cosa consiste questo evento degli Star Drop? Vabbè, ve lo faccio subito vedere. La prima cosa la potete vedere qua nella mia lobby. Come potete vedere lì in basso a destra, sopra il tasto gioca, ci sono 3x2, ragazzi. Infatti, ci sono effettivamente il doppio degli Star Drop. Ogni volta che pigliate uno Star Drop, il gioco viene dal doppio. Questo fino al 17, ripeto. In più, spostandoci nella sezione news, ci appare questo bellissimo grafichino. Che cos'è? Fondamentalmente, ci sta tutto quanto scritto bene nelle patch note, un evento community di proporzioni mastodontiche. Praticamente, ognuno di questi step, ragazzi, si sblocca al raggiungimento di un certo numero di kill fatti in game. Ma non da voi, ma dagli player di tutto il mondo. Cioè, quando il mondo intero di Brawl Stars raggiungerà il mezzo miliardo di kill, si sbloccherà il primo tassellino.
uno star drop super raro. Ha il primo miliardo di kill, un star drop epico. Al secondo miliardo, un altro star drop epico. Al terzo miliardo, uno star drop mitico. Al quarto miliardo, ragazzi, uno star drop leggendario. Ma la roadmap lì non finisce, perché praticamente ogni miliardo aggiuntivo, 5, 6, 7, 8, senza limiti, il gioco continuerà a darci star drop leggendari. Cioè, quindi capite che le kill di ogni singolo player in questo momento sono fondamentali, ragazzi. Ma dove si possono fare le kill? Ragazzi, ovunque. Valgono persino le kill fatte in amichevole. In qualsiasi modalità di questo gioco, ogni kill che fate effettivamente vi dà dei punti che vanno in questo evento community globale, ok? Non pensate di non poter fare la differenza, perché ognuno dà il suo contributo, ragazzi, in questa cosa. È come il like. Se tutti lasciano un like, poi si raggiungono risultati incredibili. Chissà che magari anche a 4 miliardi di like pure io vi posso dare uno star drop leggendario. Se raggiungiamo 4 miliardi di like, vi do uno star drop leggendario. Ovviamente questo evento finisce il 17, sempre data magica che vi ho detto prima, ok? Fino ad allora non c'è limite, ogni miliardo giù di star drop, ok? Ma ragazzi, non è finita qua, perché è partito anche un mega evento che coinvolge il creator, che si chiama Shooting Star Drops, ed è un evento dove ogni creator, incluso il sottoscritto, avrà a disposizione 8 codici gem da regalare. Ognuno di questi codici vi darà appunto 170 gem nel caso in cui qualcuno di voi lo andasse a vincere, quindi vi potete prendere tranquillamente un pass con questo codice gratuitamente. Ma la cosa fighissima è che anche qua, a livello globale, ok, in tutti i codici che sono stati dati ai creator, quindi 8 a me, 8 a un altro, 8 a un altro, 8 a un altro, in tutti questi creator code ci stanno 5 golden code. Magari anch'io potrei averne uno nei miei 8. E che cosa sono i golden code? Sono dei codici che non ti danno semplicemente le 170 gemme. Non so neanche se te le danno le 170 gemme, ma chi se ne frega? Perché vi danno qualcosa di molto più raro. Ripeto, 5 al mondo ce ne stanno. Ovvero un desiderio, no, non sto scherzando, un desiderio esaudito in game. Sottolineiamo in game, non è che abbiamo il genio della lampada. Però con delle limitazioni della serie, non potete chiedere, cosa ne so, di ricevere tutti i giorni 100.000 gemme, perché allora ogni giorno ci dovrebbe essere qualcuno che vi carica 100.000 gemme sull'account. Deve essere un qualcosa che Supercell può fare e lo può fare subito. Tipo, non so, farvi sbloccare in un colpo solo tutte le skin del gioco o altre mille cose. Faremo magari un po' di teorie su magari delle cose fighe che si possono chiedere in un video dedicato, dove spiegherò anche come partecipare a questo giveaway, ok? Io per il momento vi dico solamente due cose. Uno, scrivetemi nei commenti voi che desiderio chiedereste a Brawl Stars, così raccolgo i commenti migliori e li inserisco in quel video. E soprattutto seguitemi su Twitter, perché quando uscirà questo video sarà già stato pubblicato, ci sarà ancora tutto il tempo per partecipare, sul mio Twitter il giveaway, ok? Come sempre io pubblico i giveaway su Twitter e su Instagram. Non dovete fare niente su Instagram se non mettere like alla storia, ok? Che pubblicherò, la pubblico a sorpresa, quindi non scrivetemi quando la pubblichi, quando non la pubblichi, la pubblico a sorpresa. L'unica cosa che trovate fin da subito è il mio tweet, e lì ragazzi c'è tutto. Domani video spiegazione nel dettaglio, non mi dilungo oltre su questo argomento, perché tutto quello che vi ho detto fino ad ora in questo video riguarda appunto il video che vi ho menzionato all'inizio, ovvero questo, che è stato caricato sul canale di Brawl Stars. Ma sono uscite altre notizie e io veramente sto impazzendo, perché è uscito un tweet, ovvero questo qua che vi lascio schermo, tweet nel quale ragazzi annunciano insomma che stanno procedendo con la manutenzione, perché quello che abbiamo visto fino adesso in questo video era fondamentalmente non un Brawl Talk ma l'annuncio di una manutenzione, ok? Ok, la manutenzione è senza senso, ma aggiungono altri punti, ci sono altri 4 punti se non sbaglio, abbastanza importanti, ok, che riguardano questa manutenzione. La prima, ragazzi, riguarda, ve lo faccio vedere sempre qua sul mio iPadino, le modalità di gioco, che sono tornate a essere divise in 6 slot, ok? Vedete a sinistra non c'è più la modalità speciale, Showdown, Brawl Ball, Gem e KO sono fisse, mentre Assedio si alterna con Annientamento e Dominio si alterna con Rapina. Cambiando le modalità, di conseguenza è stata modificata la generazione delle missioni, ok? Che adesso ovviamente corrisponde con la nuova rotazione delle mappe e delle varie modalità di gioco. Terzo punto, ragazzi, è stato aumentato il limite dei punti energia
che si possono stoccare. Guardate, vado nel club shop, vi faccio subito vedere. Negozio, punto energia, ne provo a shoppare. Avevo già il limite a 4000, ma mi fa andare oltre. Sono a 4585 e meno male che non ho maxato tutto quanto l'account, come avevo pensato di fare tra l'altro in questo video, perché adesso potenzialmente io potrei spendere appunto tutti i miei punti energia qua in questa sezione. Anche se ci devo pensare bene, perché adesso non avendo un limite ai punti energia potrei addirittura rischiare di shopparne troppi e di andare a prendere più punti energia di quelli che mi servono. Quindi in realtà me la devo giocare bene questa cosa. Anche se in realtà un limite c'è, ve lo faccio notare. Se andate qua nel negozio potete vedere che la quantità massima è 99.999. Ovviamente è una cifra fittizia messa lì tanto per sbloccare questo limite, ragazzi. Ma voi considerate che da quello che viene detto in questo post di Twitter verrà poi rimossa completamente questa cifra, questo limite, ok? E concedetemi anche una piccola flexata, perché noi questa cosa qua l'avevamo già predictata nonostante i due giorni che ci sono stati un po' di pausa in questo video. In ultimo, sempre in questo tweet ci dicono che i tassi di rilascio e di quantità delle monete e dei punti energia e dei raddoppi gettoni, delle valute appunto, come avevo già menzionato nel video detto poco fa, verranno ribilanciati in quello che è il loro drop rate dagli star drop, cioè la loro possibilità di uscire dagli star drop. Quindi tutti i vecchi video, delle vecchie tabelle, dei vecchi calcoli, dei vecchi conti sono tutti quanti da ricontrollare. Me li ricalcolerò, mi riguarderò un po' di robe, se scovo qualcosa ragazzi ovviamente vi porterò un video aggiornato. Ovviamente tutto quanto nella sezione news del game. E vi ricordo, sul mio Twitter, link in descrizione, nel link tree che vi lascio anche qua di lato, ragazzi, il giveaway dei codici che vi danno gemme, ok? Che sarà partito su Twitter. No messaggi privati, no, please, ragazzi, no spam. E prima possibile vi porterò un video dove parliamo meglio di questa cosa dei desideri, dei 5 desideri che Supercell esaudirà per dei player, ok? Con questo video, anzi con questo mega video, siamo giunti al termine, ragazzi. Spero che vi sia stato utile. Noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli!